La magia del plop plop. In un piccolo paese, pieno di pini e pioppi, viveva un pappagallo di nome Paolo, che amava fare palleggi nel parco. Un giorno Paolo trovò una palla particolare, tutta piena di puntini colorati. Quando la toccò, la palla iniziò a rimbalzare e a produrre suoni pittoreschi. Paolo iniziò a ridere e non riusciva più a fermarsi. La palla pittoresca rimbalzava e faceva plop, 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 plop. Mentre Paolo la inseguiva per tutto il parco intero, tutti i passanti si fermavano per guardare e presto si unirono alla risata. Fu così che il parco dei pini e pioppi divenne noto come il luogo più piacevole e pieno di risate del paese.